va la ronda del piacere. L'oscurità. Ognuno vuol godere. Le giornate di Gianna sono lunghe e perennemente sotto i riflettori. Oltre ad essere un'attrice di teatro, è prima di tutto la figlia di Anna, una donna anziana, cieca e che da anni ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Nel frattempo, sul palcoscenico del piccolo e decadente teatro milanese in cui lavora con la sua sgangherata compagnia, va in scena la commedia farsesca che sembra voler raccontare la sua quotidianità. Chiamata ad interpretare il personaggio di una figlia, alle prese con un'anziana e ingombrante madre dal carattere difficile, Gianna riesce finalmente a guardarsi con gli occhi degli altri. Devi aiutarla. Ma dai, ti prego Lorenzo, non insistere. Sai come sono combinata, no, con mia madre? Un soggetto senz'altro coraggioso, quello scelto da Laura Chiossone per il primo film da regista dopo una lunga gavetta sui set e dietro le quinte teatrali. Non sto dando tutta me stessa a questo Tra 5 minuti in scena arriva lo spettatore su un triplice livello narrativo, capace di mettere in luce non solo la dimestichezza dell'autrice alle prese con il mezzo cinematografico e con i diversi linguaggi, ma anche la sua rara capacità di suscitare emozioni forti senza ostentarne il realismo. Sono ancora qui. Un film di qualità, quello della Chiossone, un'opera importante, ottimista e appassionata, come il messaggio di cui si fa portatrice.